Perché tutti? In piedi. Buongiorno. Oddio, c'è il preside. Buongiorno. Buongiorno. Seduti. Neanche la metà di voi ad oggi potrebbe affrontare l'esame. E non va bene. Esigo che tutti arrivino all'esame. Per voi e per il buon nome del collegio. Ora vi lascio coi professori, dopo mi renderanno conto. E voglio sentire buone notizie. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Dobbiamo fare un resoconto al preside preciso sul livello di preparazione generale di ciascuno di voi. Per cui adesso passeremo ad interrogarvi. Compreso lei, signor Moccia. Lei deve stare dritto. Per tutta la lezione, non è dritto. Stia dritto! Dritto! Come ci sto? Dritto, schiena dritta. Oh. Signorina Triassi, si alzi. Chi scrisse la Delchi? Leopardi. Era Manzoni, signorina. Manzoni. Quante sono le classi di vertebrati? Ne sono due. No, signorina Triassi, sono cinque. Dove avvenne il primo scontro tra i volontari di Garibaldi e le truppe borboniche? Parliamo della guerra di indipendenza. No, le truppe di Garibaldi... Basta questa come risposta. Signorina Triassi, le pare di poter andare all'esame così? No. Si sieda. Ok. Mi sembra che il signor Spitaleri abbia bisogno di andare un attimo ai servizi. Lo vedo particolarmente sofferente. Signor Spitaleri deve andare ai servizi? Sì, ne ho bisogno. Allora, guardi, facciamo subito lei e poi la faccio andare ai servizi. No, non ce la faccio, ho bisogno adesso. Va bene, sentiamo qualcun altro. Sto male. Ma che cos'ha? Mal di testa, mal di pancia, sensi di vomito. A scuola, alcune volte, i malanni arrivano nel momento giusto, durante la più inaspettata delle interrogazioni. Signorina Cacciuni, il sostantivo latino puella, qual è il genitivo plurale? Puellarum. Corretto. La data degli accordi di Plombier e le clausole. Lo so. Peccato, perché ne abbiamo parlato. Sì, ma almeno se ci dite dove studiarle però le cose, perché... Cioè, uno non è lei, che signor le cose Moccia, sente e le impara. Lei, signor Moccia, basterebbe che stesse un minimo ma anche attento. No, perché... Cioè, guardi come sta composto, guardi. No, non fa niente. No, non fa niente, io la voglio vedere composto. Cioè, le è da quando è entrato che le dico di stare composto. Interrogazione, senza ripetere, mo... Cioè, secondo voi se trovate uno che è sufficiente. Se lei risponde ancora una volta, io la sbatto fuori. Ma uno non può dire la propria. Silenzio! Cioè, ma come silenzio. Funziona? Ma come funziona? Ma come funziona? Funziona che lei deve stare zitto. Oh. Lei risponde solo se è interpellato. Ma... Lei risponde cioè, ma come? Se lei mi dice è interpellato. Una cosa, non posso dire. Basta, vada fuori, cosa. Se ne vada. Via. Mamma fuori. Mia, oh, mamma mia. Neanche mi faceva parlare, mi parlava sopra. Allora non ci ho visto più, ho iniziato ad alzare il tono della voce. Lasci stare quelle unghie, non ha senso, forza. Ma cosa posso fare? Allora, metto la mano in bocca, non va bene, metto un po' il piede così, non va bene. Mi siedo un po', non va bene. Cosa va bene? Cosa? Sì, c'ha 15 anni. Come si chiamava la moglie di Alessandro Manzoni? Enrichetta Blondwell. Benissimo. Come si chiamano i termini di una proporzione? Estremi e medi. Benissimo. Pascoli è diventato professore universitario al posto di quale altro autore? È diventato professore universitario al posto di Giosuè. Non vuoi dire solo l'iniziale? Proprio la prima lettera. Giosuè, le ho detto il nome. Non lo ricordo. 1813? Non lo so, non mi ricordo. Signorina Cavallaro, perché Manzoni ha ambientato la storia dei Promessi Sposi nel 1600? Perché non gli piaceva la prima edizione. La risposta sarebbe strettamente legata agli argomenti di storia che state studiando. Nel 1600 la Lombardia era un territorio soggetto alla dominazione di chi? Di Garibaldi. Nel 1600 Garibaldi non era neanche nei pensieri dei suoi genitori. Don Rodrigo. Perché si chiamava Don Rodrigo? Perché era un don. Cos'è un don? Un prete. Signorina, era spagnolo.
Non lo so. Beh, scopriamo risvolti interessanti della letteratura e della storia. Sì, sarebbe stato molto ilare. Questa interrogazione a sorpresa da una parte è stata giusta perché così vedono chi può essere ammesso e chi no. Però potevano un po' avvisarci, così studiamo un po'. Adesso vi scriverò e vi dirò ad oggi chi sarebbero gli ammessi e i non ammessi all'esame. La situazione è tragica. 6 ammessi contro 9 non ammessi. Questa è una cosa inammissibile. Per cui da questo momento cambiamo metodo. Dovrete aiutarvi tra di voi. I professori, nel tentativo di stimolare gli studenti meno preparati, hanno deciso che i collegiali non studieranno da soli, ma lo faranno a coppie. Moccia e Triassi. Maragno e Gibilisco. Tincano e Mandolese. Planas e Sarti. Baldina, Malgeri. Lei, signor Mancosu, farà coppia con il signor Sarmiento. Signorina Cacciuni studierà con il signor Spitaleri. È rimasta lei, signorina Cavallaro. La signorina Cavallaro può studiare con me. No! Signorina Cavallaro, lei studierà con la professoressa Petolini. Dai, non scherzo. Noi non scherziamo mai. Mio Dio. Non è uno scherzo.